Il protagonista del Gelato Day 2022 sarà un gelato al cioccolato e nocciola con ricotta fresca e fichi secchi sciroppati al rum. La ricetta firmata da Silvia Chirico, vincitrice del concorso indetto a livello europeo da Art Glass. Io ero già vincitrice, cioè giusto un anno fa io ho partecipato al concorso per stabilire quale fosse la ricetta rappresentativa. Quindi c'è stato questo concorso europeo dove ci siamo sfidati, diciamo così, un po' tutti i gelatieri, abbiamo dovuto inventare un gusto. Ero firmataria della ricetta, per me è stato un onore grandissimo poter parlare del mio mondo e del mio territorio in tutta Europa. E di più, diciamo, ho voluto comunque partecipare al video contest con la realizzazione di un video dove potevo meglio spiegare come era nata la mia ricetta. In base al regolamento, tutti i gelatieri avevano a disposizione due elementi, le nocciole e il cioccolato. Ad essi potevano essere aggiunti altri due ingredienti, purché reperibili in tutta Europa. Silvia ci ha spiegato come l'ispirazione le sia arrivata in primo luogo dal suo lavoro, che è il suo mondo, ovvero quello caseario. Il primo ingrediente, infatti, ad essere aggiunto è stata la ricotta di bufala. E poi, diciamo, non era sufficiente per me e quindi ho cercato nei cassetti della memoria e sono andata indietro con il mio passato e ho inevitabilmente messo in atto ciò che poi faccio realmente tutti i giorni, cioè quello di andare nella mia dispensa e di prendere ispirazioni dalla mia dispensa. In questo caso era un ricordo legato a mia madre che conservava i fichi secchi, però dopo le festività i fichi secchi magari non si consumano più con la stessa frequenza che durante le festività e quindi lei affinché si potessero conservare morbidi metteva questi fichi in degli sciroppi fatti con i liquori che c'erano in casa e questi fichi alla fine restavano morbidi per lungo tempo ma si arricchivano di profumi, no? E diventavano come dei cioccolatini e quindi io ho voluto dare, insomma, portare questo nel mio gelato, questo ricordo di mia madre e comunque questa anche saggezza che c'era prima, il cibo, che se ne dica, il cibo tutto inteso, no? Quindi anche il gelato, è un elemento molto molto importante, è fondamentale nella nostra esistenza, perché noi innanzitutto ci nutriamo per vivere, ma poi soprattutto ne abbiamo bisogno, no? E il cibo rappresenta veramente cultura, identità, tradizioni, queste cose non le dobbiamo mai dimenticare. Qualcuno un giorno disse che la vera rivoluzione si fa a tavola con la forchetta. Noi consumatori abbiamo questo potere in mano. Se noi consumatori siamo consapevoli di volere un cibo poco artefatto, poco insomma manipolato, vedrai che anche la catena produttiva che sta a monte di questo cibo deve per forza sottostare a ciò che il consumatore richiede. In questo momento, secondo me, noi produttori dobbiamo essere missionari da questo punto di vista, educare il consumatore ad un cibo consapevole, a un cibo veramente sano, perché il cibo deve nutrire, oltre che poi deve essere un piacere. E quindi noi essere vittime della filiera agricola industrializzata, ma dobbiamo essere accanto a una filiera agricola consapevole, insomma, naturale il più possibile.